Vogliamo disegnare una spirale a 8 centri con passo 4 centimetri. Allora, dobbiamo partire da una figura poligonale per disegnare questa spirale. Se la spirale è a 8 centri, dovremo partire dal disegno di un ottagono. Ora attenzione, il passo della spirale, vale a dire, se questa è la spirale, la distanza fra due spire consecutive, questo è il passo P, è uguale alla somma dei lati del poligono. Ora supponiamo che il passo della nostra spirale sia di 4 cm. Questo vuol dire che ogni lato del nostro ottagono deve essere pari a 4 cm diviso 8, abbiamo 0,5 cm, vale a dire ogni lato deve essere mezzo centimetro. Poi prolungheremo, una volta numerati i vari lati, prolungheremo i vari lati di una misura indefinita, ma lo vedremo ora nel disegno come si procede. Cominciamo a disegnare l'ottagono. Noi utilizziamo un foglio di formato 24x33 cm. E allora possiamo porci una distanza più o meno di 9 cm dal margine inferiore del foglio. Disegniamo quindi una linea. Su questa linea individuiamo un segmento di lunghezza 0,5 cm, quindi mezzo centimetro. E allora, siccome questo ottagono è molto piccolo, useremo per la sua costruzione un metodo molto rapido basato sull'uso della squadra. Se questo è il lato, la base dell'ottagono, possiamo disegnare due lati consecutivi che hanno inclinazione di 45 gradi. Uno e due. Ma questi lati hanno evidentemente anche loro la lunghezza di 0,5 cm, quindi mezzo centimetro. E allora andiamo a segnare mezzo centimetro su questi lati. Qui e qui. Beh, poi avremo, controlliamo che siano allineati. Sì, più o meno. Poi ci sono i due lati verticali, anch'essi ciascuno di mezzo centimetro, quindi andiamo a segnare ora mezzo centimetro qui e disegniamo questa linea di costruzione. Portiamo su le estremità di questo lato inferiore della base, in questo modo, e da questi due punti, 1 e 2, disegniamo due linee inclinate di 45 gradi. E quindi disegniamo la base superiore. Questo è l'ottagono che ci consente di individuare gli 8 punti che sono i centri della spirale che andiamo a disegnare. Numeriamo questi punti. 1, punto 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ora dobbiamo fare dei prolungamenti di questi lati. Cominciamo dal punto 1, che possiamo prolungare in questo modo. Lunghezza indefinita di questo lato. Prolunghiamo il lato 2-3 in quest'altro modo. Il lato 3-4 in questo modo. Il lato 4-5, così. Il lato 5-6, questo lato qui. Il lato 6-7. Il lato 7-8.
il lato 1,8. Quindi dal punto 1 parte questa linea verso l'esterno, dal punto 2 linea che ha la direzione 1,2, dal punto 2 questa linea che ha la direzione del lato 2,3, dal punto 3 questa linea che ha la direzione del lato 3,4, dal punto 4 questa linea che ha la direzione del lato 4,5 e così via. Bene, ora dobbiamo lavorare con il compasso. Per disegnare la spirale usiamo una penna di spessore maggiore, un pennino di spessore maggiore se disegniamo a penna, o se disegniamo a matita, una matita con mina più morbida. E allora possiamo cominciare dal punto 1. E allora cominciamo dal punto 1, centro in 1, apertura fino al punto che lo precede, quindi il punto 8, e disegniamo questo archetto fino alla linea che parte dal punto 1. Centriamo il punto successivo, quindi punto 2, apertura del compasso fino a questo archetto che abbiamo disegnato prima e disegniamo quest'altro archetto. Poi centro nel punto 3, ci congiungiamo alla spirale finora disegnata, e disegniamo quest'altro archetto. Centro nel punto 4, ci congiungiamo alla spirale e disegniamo quest'altro archetto fino alla linea che parte da 4. Poi ancora centro nel punto 5, ci congiungiamo alla spirale e disegniamo ancora questo archetto fino alla linea che parte da 5. E così via in successione. Punto 6, apertura fino alla spirale e disegniamo questo tratto di spirale fino alla linea che parte da 6. Poi centro nel punto 7, ci congiungiamo alla spirale, tracciamo quest'altro archetto e così via. Ripetiamo il giro, centro in 1, apertura fino alla spirale. Centro in 2, ci dobbiamo sempre congiungere alla spirale.
Vabbè, possiamo fermarci qui, potremmo continuare all'infinito, ma siamo limitati dalla dimensione del foglio. Titoli. Ecco, abbiamo disegnato una spirale a 8 centri e passo dato. Per l'esattezza il passo è 4 cm e possiamo controllare che la misura del passo, cioè la distanza fra una spira e l'altra, è proprio di 4 cm. Ricordiamo che per disegnare questa spirale a 8 centri abbiamo dovuto disegnare un poligono a 8 lati, quindi un ottagono. Ciascun lato è dato dal rapporto tra il passo, quindi 4 cm, e il numero dei lati, 4 diviso 8, mezzo centimetro. Bene, possiamo fermarci qui. Buon lavoro.